Buongiorno. 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 Sono Fabiano De Venuto e da buon studente di comunicazione sono particolarmente legato al padiglione Seppilli e, stando alle ultime informazioni, il padiglione sarà soggetto a dei lavori di ristrutturazione. La mia domanda è appunto: quali sono questi progetti che coinvolgeranno il padiglione o comunque i prossimi progetti più prossimi che l'università, che l'Ateneo subirà? Dal punto di vista edile, le dico, il padiglione Seppilli mi è molto... ci studiavo anch'io, quindi sono molto affezionato alla storia, poi diventando un pochino più anziano si diventa nostalgici e quindi quanto prima interverremo, perché il nostro intendimento è dare le condizioni migliori possibili agli studenti di vita, perché esiste anche una vita con lo studio o uno studio per la vita, per cui sono importanti le condizioni. Purtroppo, come sapete, tutto ciò che è ristrutturazione ha tutta una serie di normative e inghippi burocratici abbastanza lunghi e complessi, però da questo punto di vista l'ufficio tecnico è attivato, proprio perché uno dei nostri punti di forza è questo, cioè l'ospitalità allo studente. Noi dobbiamo portare lo studente a Varese, a Como, a studiare a Busto Arsizio prossimamente, c'è già una quota di studenti lì e magari in altre sedi in subriche, però dobbiamo accoglierle. Per accoglierle dobbiamo dargli le strutture che siano adeguate, per cui questo è tutto il nostro impegno che continuiamo a approfondire. Avete visto anche il bando col comune sullo studentato a Biumo che abbiamo vinto con Regione, proprio per una nuova idea anche di studentato, quella di portare non lo studentato in una zona magari periferica, ma portarla in centro città dove ci sono già dei servizi e dove lo studente non ha problemi di trasporto, perché mentre la mia generazione usava molto l'automobile, adesso c'è un'idea, che peraltro condivido, di mobilità molto diversa e che quindi deve trovare soddisfazione in aree urbane, non in aree periferiche. E quindi l'idea ormai dello studentato è un'idea di coinvolgere, riclassificare zone, ma che siano zone che abbiano un buon servizio di trasporto e anche dei servizi accessori per quello che è la vita relazionale dello studente e magari anche dei professori, perché no? Grazie. A lei.